Insolito sopralluogo oggi per gli alpini al Palabanca di Piacenza. C'è in atto una collaborazione con Wixo LPR. In che modo si concretizzerà lo chiediamo a Gianni Magnaschi, che è consigliere sezionale degli alpini. Beh, l'idea è nata in comune con LPR Voli, che ringraziamo, di fare una gara, di partecipare a una gara. Sarà il 18 febbraio qui al Palabanca. Parteciperemo con la nostra fanfara sezionale e cercando di coinvolgere quanti più alpini possibili della nostra sezione. Sarà una serata bella di sport, ma soprattutto, ripeto, ringraziamo tutte le LPR Voli, il ricavato della vendita di questa parte di biglietti sarà devoluta alla nostra sezione e alla nostra sezione in particolare alla nostra protezione civile, che, come ben ricordate, purtroppo ha subito uno odioso furto di attrezzi. Quindi noi siamo molto molto contenti di partecipare. Questo è l'inizio di una collaborazione che vorremmo portare avanti con l'LPR Voli. Chi volesse acquistare i biglietti per questa giornata, che lo ricordiamo sarà domenica 18 febbraio alle 18, la partita è Wixo LPR contro Sora. Chi volesse acquistare i biglietti, ricordiamo che hanno anche un prezzo agevolato. Sì, esatto, è un prezzo agevolato, il prezzo è di 6 euro. Per l'acquisto può sentire in sezione Piacenza, direttamente i numeri telefonici sono sul nostro sito oppure all'indirizzo piacenza@chiocciolaana.it. Pallavolo e penne nere, un nuovo sodalizio. Monica Uccelli, responsabile marketing di Wixo LPR, ci spiega come nasce questa collaborazione con gli alpini. Allora, questa collaborazione nasce grazie a un rapporto stretto con uno dei nostri tifosi più accaniti, che è poi il presidente della sezione degli alpini di Piacenza. Come si sa e come abbiamo già dimostrato anche in occasione delle partite precedenti, la nostra realtà si presta a fare da volano e da supporto a iniziative benefiche, diciamo così, o comunque alla solidarietà. Abbiamo appena dato una mano a Bottigelli, all'associazione Bottigelli, dedicando una partita appunto all'associazione dove il ricavato andrà a favore dell'ospedale di Piacenza. In questa occasione sapevamo della difficoltà che avevano, del problema che avevano avuto gli alpini, quindi da cosa nasce cosa, e l'idea è stata proprio quella di dedicare una partita a loro. Quindi ci sarà la tribuna gotico sicuramente dedicata a tutti gli alpini, anche dal punto di vista dell'immagine è una cosa molto bella, dovranno essere in divisa, ci sarà la fanfara. E il ricavato appunto di questi biglietti andranno proprio a favore della protezione civile degli alpini di Piacenza. L'auspicio ovviamente è quello di riempire il Palabanca. L'auspicio è quello di riempire il Palabanca, una grande festa, uno spettacolo nello spettacolo, insomma, ecco. La partita è in programma alle 18, mentre alle 17.30 al Palabanca ci sarà l'esibizione della fanfara sezionale, il corpo bandistico pontogliese, il presidente Armando Marlieri, che ci spiega in che modo si eseguirà questo concerto. Noi arriveremo qua verso le 17.30, dove inizieremo con un piccolo concerto con tanti brani che noi eseguiamo con musica, sia musica da film che altre musiche, e ovviamente con i brani alpini che allieteranno sempre la manifestazione. Noi siamo orgogliosi di far parte della fanfarana di Piacenza, della sezione di Piacenza. Dal 1968 che seguiamo gli alpini e grazie a loro abbiamo girato tutta Italia, e quindi con orgoglio proseguiamo questa iniziativa. Ci hanno chiesto se potevamo venire per questa partita e noi ben volentieri abbiamo accettato, come sempre, e siamo orgogliosi di essere presenti a questo concerto e a questa partita. Domenica mattina a Vigolzone verrà commemorata la sanguinosa battaglia di Nikolajevka, combattuta il 26 gennaio del 1943 sul fronte russo. Gli alpini della Tridentina, alla testa di una colonna di 40.000 uomini, quasi tutti disarmati e in parte congelati, giunsero davanti appunto alla cittadina di Nikolajevka al comando del generale Reverberi e aprirono un varco tra le linee nemiche. Migliaia furono le vittime.
Alle 9 della mattina c'è l'ammassamento lì in Piazza del Monumento, lì in Piazza del Comune, e alle 9 e mezza c'è l'alza bandiera, poi ci sarà tutta tutto il programma, la sfilata, la deposizione della corona, la Santa Messa e poi sciogliamo le righe. Per gli alpini nicolesi e il nuovo apostolico sono, diciamo, le più battaglie più cruenti che noi ricordiamo sempre. L'abbiamo ricordata già domenica mattina regionale a Sasso Maggiore Terme, dove erano presenti tutti i gruppi, tutte le sezioni dell'Emilia Romagna e la sezione di Brescia, perché Brescia domenica a Nicolaevsk anche a Brescia. Quindi siamo impegnati su diversi fronti. L'alpino torna come sempre puntuale venerdì prossimo su Telelibertà alle 20.30.